E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più doppiaggio. Quest'oggi parleremo di due film, non uno, che nella mia infanzia ho guardato e ho detto "Mazza che figo!" E ultimamente ho riguardato e insomma volevo parlarne per quanto riguarda la mia infanzia difficile. Vabbè, comunque andiamo avanti con Ironclad 1 e 2. Partiamo da trama, personaggi, obiettivo. Naturalmente farò due cose distinte in base ai due film. Perché? Perché comunque non è che... Cioè, mi sono ricreduto su entrambi, però in modo diverso, ecco. E Ironclad, innanzitutto, per chi non lo sapesse, dovrebbe essere l'elmo templare per eccellenza. Quindi il discoso Bauli. Ok, con praticamente i buchi per gli occhi, cioè proprio quello così. E partiamo direttamente con la trama. Allora, la trama del primo Ironclad è molto semplice. È dopo la firma della Magna Carta, quindi 1200, Re Giovanni, il grandissimo Re Giovanni che tutti conosciamo perché è sempre stato il più pezzo di merda tra i re inglesi. Penso che qualcuno lo conosca. E vabbè, comunque, c'è sta lui, però fa come gli pare anche se ha firmato la Magna Carta. Questo è un templare, questo tizio qui dietro. Ci ho messo lui perché comunque è il primo Ironclad, diciamo che è quello che è più iconico in un certo senso. E lui è un templare semplicemente che si trova lì, a cazzo di cane, così, random. Non può esserci, cioè non può non esserci il rutto. E niente, si trova in mezzo a questa rottura di palle, fino a che poi di Re Giovanni che fa cazzi e mazzi, incontra un tizio che è Agamennone di Troia, che praticamente gli dice: "Ah, frate, Re Giovanni ci ha firmato la Magna Carta, ma un fan cazzo, continua a fare come gli pare", che più o meno, cioè più o meno è la prima dichiarazione di diritti, in un certo senso, verso i cittadini che sia mai stata fatta. E niente, praticamente magicamente ci si butta in mezzo, distrugge tutti e niente, botte da orbi, massacri, e questo era il motivo per il quale da piccolo mi piaceva. Perché a livello visivo, medievale, è proprio figo, raga. Su questo non ci si può dire niente. Cioè, il 90% del film gira su questo. Vedere come squarciano la gente a spadate, come, non lo so, arriva un sasso de una catapulta in faccia a uno e il cervello gli casca per terra. Le peggio cose. Proprio splatter medievale. E infatti quando ero piccolo dicevo: "Mazza che figo, wow! Altro che GTA!" Cioè, le volevo fare pure io quelle cose. Vabbè, comunque... Andando avanti, niente, il 90% è questo, quindi comunque la trama è molto leggera. Lui, che appunto ci si trova in mezzo, difende questo castello da Re Giovanni che vuole invaderli in attesa che arrivino i francesi che sono loro alleati, e niente, cerca di farlo fino alla fine. Fine. Questo è quanto. Trama, sicuramente non è che gli posso mettere chissà che cosa, perché comunque l'obiettivo del film, secondo me, non era portare una bella trama, ma è evidente che non è quello. Quindi, un 6, cioè non gli posso dare di più. Poi, passiamo al secondo. Ragazzi, il secondo, trama è... Vabbè, cioè, io pensavo... Manco me lo ricordavo, perché comunque ho visto pure quello. Pensavo che fosse collegato. Non è collegato, completamente sconnesso. Questa volta parla di scozzesi che attaccano inglesi. E questo figlio del nobile inglese deve partire a cercare suo cugino per farsi dare una mano a vincere questo assedio. Naturalmente, cioè, lui non è che cerca un esercito. Suo cugino, basta lui. Cioè, non è che lui gli hanno detto: "Guarda, se trovane un altro, un altri due", cioè un cazzo di assedio. Vabbè, comunque va da questo e niente, lo trova.
Questo qua è un coglione che fa tipo: no, no, io sono mercenario, a me mi frega che cazzo dalla famiglia. Se vuoi che te venga a dare una mano, me devi pagare. Quindi non è tanto coglione, è pure un po' intelligente. E niente, si porta con sé tipo tre cristiani reclutati nel modo più stupido possibile, che per davvero stavo lì e dicevo: non ha senso questa cosa. Cioè, per davvero c'è un pezzo in cui ci sta questo boia che li insulta per tutto il tempo. Dice: ah, fate schifo, ah, ah, coglioni, ah, ah, deficienti, ogni 2 secondi. Cioè, praticamente si stanno sul cazzo. Poi, magicamente gli dice: vabbè, puoi venire a fare parte della mia ciurma? E quello: ci vuoi scommettere? Senza motivo. Cioè, si sono odiati fino al momento prima e lui ci va. Random. Completamente random. Cioè, spiegatemi perché un boia senza un cazzo di obiettivo nella vita, che non sia tagliare teste, scopare e imbriagasse, decida di dire di sì a una missione suicida. Io non capisco. Cioè, sì, ok, si era messo tipo nei guai con la legge, ma... e allora? Cioè, ti vai a fiondare in mezzo ad un assedio in cui morirai sicuramente? Pure altri personaggi che sono mezzi cattivi, mezzi buoni, che fanno tipo: guarda, guarda, io sono matto, sì, sono matto. E poi: vuoi venire con noi? Sì, sì, voglio venire. Così, così, random, vabbè, è matto quello, ci può sta. Però non ha senso. Poi trama finisce con loro che praticamente entrano dentro sto castello, perché naturalmente loro sono sotto assedio, però è la cosa più semplice del mondo entrare e uscire da un castello sotto assedio, no? E quindi lo fanno tipo 20 volte, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e niente, se la giostrano, vanno lì, se menano, fino a che poi non difendono sto castello da sto tizio scozzese che si era fatto roder culo perché il padre del protagonista aveva ammazzato suo figlio. Vabbè, aggiungerei trama 4, cioè nel senso, perlomeno il primo sapevano che non sarebbe stata la trama il punto forte, quindi ne hanno fatta una semplice ma che si lega bene, qui ne hanno fatta una sempre semplice ma proprio a cazzo di cane, cioè proprio non ce l'hanno legata per niente. E vabbè, quindi 4 ci sta. Personaggi, inutile dirvi che i personaggi fanno un po' ridere. Perché? Perché c'è un personaggio, il protagonista, sempre. Sempre il protagonista, che è il tizio figo, duro, tipo qui è il templare, nel secondo è il mercenario, che ammazza tutti a spadate e tutto il resto. Lui risolve tutto, tutto. È un eroe, sconfigge 1000 cristiani da solo, eserciti cadono sotto la sua spada, ok? Questo, basta. Cioè io non ci sono altri personaggi, non c'è uno sviluppo. Nel primo leggermente di più, tipo per il personaggio dell'attore che ha fatto anche Agamennone, che era un barone che tipo diceva: no, noi la Magna Carta la dobbiamo rispettare, ci è stata concessa e ce la dobbiamo prendere perché è giusto così. Già era qualcosa di più. Quindi nel primo diciamo che io direi un 5, perché comunque, sempre che non hai messo praticamente personaggi tranne il protagonista, che ok che è una cosa mezza voluta, però è inutile allora che me li presenti gli altri personaggi se poi non me li approfondisci. Quindi nel primo un po' più vengono approfonditi, c'è sta pure uno che si suicida per la paura, perché comunque come posso dire, viene esplorato un po' di più, era nei guai, ci può stare. Nel secondo no, assolutamente 4 pure qui, perché cioè ragazzi, una cacata a livello di personaggi incredibile, appunto personaggi che fanno tipo: ah, ciao, io mi chiamo così e so figo, so figo, morirò tra 2 minuti. Questo è quello che praticamente dicono i personaggi. Quindi assolutamente 4. Passiamo agli obiettivi. L'obiettivo del primo era sicuramente portare un film medievaleggiante che splatter d'azione, che non annoiasse, che avesse anche una piccola componente di religione, amore,
e una leggera trama per non dare fastidio allo spettatore che va a vedere un film e si aspetta di vedere perlomeno una storia oltre a spaccamenti di crani, e ci sono riusciti. Hanno tirato fuori un film, insomma, godibile, se non avete proprio un cazzo da fare, che potete guardare se vi va di vedere un po' di scannamenti medievali, senza però allo stesso tempo dire, però che palle è solo questo. C'è anche una minima cosa che ti fa dire, dai, dai, ci sta, c'è un cattivo, c'è un buono, c'è, vengono, insomma, ci può stare. Il primo, io direi che l'obiettivo è un 7 e il voto finale è un 6 preciso. Il secondo, invece, come obiettivo era: ah, ci siamo riusciti col primo, quindi rifacciamolo col secondo perché abbiamo bisogno di soldi. Che facciamo? Esploriamo un po' più il personaggio che avevamo creato? Non lo so, portiamo avanti la storia, oppure perlomeno andiamo avanti con non lo stesso personaggio, ma con la storia dell'Inghilterra dopo che Re Giovanni se n'è andato. Oppure anche un prequel potevi fare di appunto come era successa la cosa della Magna Carta. No, facciamo una cazzo di cosa random che non c'entra niente tra inglesi e scozzesi, così, senza senso, e mettiamo una marea di personaggi nuovi che non sono nuovi perché sono molti spiccicati, ma in versione peggiore del primo. E cerchiamo di cacciare più soldi possibile alla gente. Inutile dire che non ci sono riusciti. Quindi io direi un altro 4 anche qua. Voto finale, 4 preciso. Assolutamente al secondo. Quindi, quello che vi posso consigliare io è: se non avete un cazzo da fare, vi potete tranquillamente vedere il primo. Il secondo, ma proprio se non ci avete un cazzo da fare, anziché, non lo so, sentire urla oppure dici voglio vedere un po' di gente uscita a spadate, lo apri, ti guardi 10 minuti di film e lo chiudi. Ok, ci può stare. Questo è quello che vi posso dire e ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Ironclad.